Hola amigos, buongiorno, pomeriggio, buonasera, io sono Severino, questo è il mio canale, oggi siamo qui con un appuntamento col mio anellino. Oggi andiamo a scoprire chi sono i vincitori del contest numero 2, perché ragazzi mi ero scordato in pratica che c'era il contest e che finiva a fine settimana. E perché mi state vedendo in queste sembianze, con l'anellino, col cappuccino, quello bellino che si fa anche a scaldacollo? Perché ragazzi l'11 devo andare a giocare. Mi ero scordato dei vincitori del contest. Grazie del commento, ovviamente mi sembra, dovrebbe essere sincero per quello che hai scritto, quindi veramente lo apprezzo veramente tanto tanto, sono contento che i miei video ti fanno sorridere, ti stappano un sorriso da molto tempo e continuano a stapparti un sorriso. E grande, hai vinto il terzo premio del giorno. Un applauso a Alessandro Gadaleta. Il secondo vincitore del contest, ragazzi, ovviamente non è Godzilla, perché vi faccio vedere la prima parte del messaggio. Non mi interessa di vincerlo, ma l'importante è scrivere le freddure. Quindi non lo vinci assolutamente il contest. Questo è il tuo premio. Il secondo partecipante che vince il secondo premio del contest è... rullo dei tamburi, trombino le trombette, spruzzino le spruzzette, Tanzi! Tanzi! Ragazzi, ve lo metto sempre condiviso, però ve lo posso leggere visto che è corto. Questo commento è una cipolla. Ogni volta che lo leggo io piango. Bravo Tanzi, ti sei aggiudicato il secondo premio. Il primo premio, e quindi ragazzo che vincerà questo contest, ed è la prima volta che lo vince, sembrerebbe, su due contest, stati, tamburi di rullo, trombe di trombettari, e Agarly Gamer YouTube, un nome più corto, no? Tutto passa, tutto si dimentica, ma ci sono cose che non si possono cancellare, tu fai parte di quelle. Se tu dovessi morire, griderei a Dio, tu hai già degli angeli, ridammi il mio. Questo è per i sorrisi che mi fai uscire ogni giorno, sei il migliore per me, Sati, il campione, ti voglio tanto bene. Grande, hai vinto il primo premio del contest. Ragazzi, ve li darò oggi, barra domani, dipende da quando vedrete questo video, mi scriverete un messaggio privato o su Mind Combat oppure su YouTube. Direi ragazzi di farci un giretto nel Mind Combat e vedere un po' che cosa è successo. Grazie per tutti quelli che hanno partecipato, grazie a voi che avete partecipato al contest, numerosissimi. Ok ragazzi, siamo sul Mind Combat con la nostra bellissima armatura in pelle fosforescente e oggi siamo qui per vedere un po' che cosa è cambiato, non che cosa è cambiato nel Mind Combat, ma cosa è cambiato nella nostra bella isoletta. Intanto salutiamo tutti, ciao ragazzi e ciao Tubo, perfetto, intanto cominceranno a spammare ciao 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 ciao. E ancora no? Ragazzi, come avete visto dal precedente video, sono dove passo un'intera giornata sul TS, sul Teamspeak con il clan guerrieri. Ovviamente vi invito ad andarlo a vedere, vi metto il link sotto in descrizione nei commenti. Mi raccomando, passateci perché è troppo divertente, anche 20 minuti di video. Ma stiamo scherzando. E allora, come potete vedere ragazzi, lì in fondo non è una pillola gigante, ma è la miniera di gold. Guardate quanto è figa. Guardate quanto è figa. Molto probabilmente a livello 11 si colorerà di blu quello. Ma intanto ragazzi, cominciano già a dire mi busti. E allora, ma hai fatto la spesa? No? Ok, niente busta ragazzi. Allora ragazzi, livello, la miniera d'oro livello 10, arriviamo a un massimo di 100.000 d'oro e ne fa 2.500 all'ora. Mamma mia, che figaggine. Prendiamocelo comunque intanto. Mentre questo è l'estrattore di Lysir, che comincia a somigliare a un succo di frutta con la cannuccia. Oppure una ciotolina con al centro... non lo so. E allora, sempre 100.000, 2.500 all'ora, e per arrivare lì all'avanti, sì, ma ci vogliono 1.500.000 di gemme e 150.000 di oro. Raccogliamo anche di qui, e questo ovviamente è lo stesso, soltanto che è di Elisir. Perfetto, perfetto. Ho potenziato poi niente più, perché sono rimasto a secco, ragazzi, guardate. Guardate un poco, boom baby, sono rimasto a secco di gemme, ne avevo 7 milioni e qualcosa, adesso ne ho 1 milione. Per potenziare questo, poi ragazzi ci vogliono 2 milioni, 2 milioni, 2 milioni, che l'andremo a fare più avanti.
quando mi ritorneranno. Ho calcolato che in 5-6 giorni dovrei riuscire ad arrivare a 2 milioni di lire di euro. Ragazzi, che dire, le guerre sono cambiate. Luke ha deciso di rivoluzionare le guerre di Clash of Craft, quindi le farà, avranno le stesse sembianze, tra virgolette, di Clash of Clans, quello vero sul telefonino, sul cellulare, quindi con l'arciere, con la regina, col re. Dovremo distruggere le strutture, non solo il barbaro che ci difenderà il nostro castello, la regina e il re ovviamente potremmo essere potenziate, non ho capito bene come funzionano, è un casino ragazzi, sarà veramente veramente molto figo fare queste guerre, andare a rubare un po' di roba alla gente. E ragazzi, sarà figo vedervi fare il parkour, mi raccomando, se dovesse venire qualcuno di voi nella mia isola, mi fate un piacere, registrate mentre fate il parkour, ovviamente prima dovete riuscire a distruggere tutto quanto, se avete ancora tempo per fare il parkour. Peccato, mi dispiace. Niente ragazzi, vi faccio rivedere di nuovo i premi che ovviamente i ragazzi hanno vinto. Allora, il terzo ha vinto Power 4, Efficiency 4, Projectile Protection 4, il secondo partecipante ha vinto Unbreaking 3, Lack of DC 3, Lure 2, la canna da pesca, mentre l'arco Power 3, Punch 1, Unbreaking 3, Flame 1, Infinity 1, si chiamano tutti e tre Satisfion, giusto per ricordarvi di me. Spero che ovviamente questo video vi sia piaciuto, non è un video lunghissimo, essendo comunque il video per far vedere i vincitori del contest, per scoprirli. Come sempre vi invito a rimanere sul canale, quindi iscrivervi, condividere il video. Prossimamente, entro i prossimi giorni, ci sarà un nuovo contest. E grazie ancora per la visione. Qui è tutto da Satyrion, ciao belli!